Benvenuti ad un nuovo episodio di Drops of Science, il podcast scientifico multilingue che seleziona per voi le ultime notizie delle scienze naturali. Iniziamo con una sorprendente scoperta nel mondo marino. I misticeti, i giganti degli oceani, rivelano nuovi dettagli sulla loro comunicazione in uno studio recente condotto dal dottor Cohen e collaboratori dell'Università del Sud della Danimarca e dell'Università di Vienna. Queste creature, alle quali appartengono le balene e altre specie dotate di fanoni, discendono dai mammiferi terrestri e hanno affrontato numerose sfide evolutive, incluso quello di comunicare in un ambiente vasto e spesso opaco, gli oceani. Gli scienziati hanno scoperto che i misticeti dipendono notevolmente dalla produzione di suoni a bassa frequenza per navigare e comunicare attraverso le profondità marine. Tuttavia, fino ad ora il meccanismo esatto di emissione di tali vocalizzazioni è stato un enigma. Un aspetto particolare di queste balene è l'evoluzione di strutture laringee insolite, come aritenoidi modificate e una sacca aerea laringea, che consentono loro di produrre suoni direttamente dalla laringe stessa. Questi adattamenti non solo permettono loro di emettere vocalizzazioni a bassa frequenza, ma anche di affrontare le sfide respiratorie marine. Le aritenoidi, inizialmente piccole cartilagini nella laringe umana, si sono trasformate nei misticeti in grandi strutture a forma di U, fondamentali per la produzione di suoni subacquei distintivi. Queste strutture forniscono rigidità e sostegno durante i movimenti respiratori esplosivi. I ricercatori hanno anche scoperto che queste strutture a forma di U interagiscono con un cuscino di grasso all'interno della laringe, generando i suoni subacquei distintivi quando le balene spingono l'aria attraverso di esse. Per giungere a tali scoperte, gli scienziati hanno eseguito inizialmente scansioni di tomografia computerizzata su laringi fresche di tre esemplari di tre specie diverse di misticeti. Successivamente hanno quantificato il movimento del tessuto laringeo sia dagli organi freschi che tramite un modello in 3D, inducendo la fonazione nelle laringi dei misticeti in laboratorio, facendo passare aria artificialmente. Sorprendentemente, il suono è stato prodotto durante il passaggio d'aria in entrambi i casi, confermando così che la laringe del misticete continua a svolgere il suo ruolo chiave come organo vocale. Le balene dipendono criticamente dal suono per comunicare e gli scienziati sottolineano l'importanza di normative per ridurre il rumore negli oceani. Questo perché la frequenza e la profondità delle vocalizzazioni dei misticeti si sovrappongono completamente al rumore antropogenico causato dal traffico marittimo, mettendo a rischio la loro capacità di comunicare e navigare. Ora, uno sguardo sotto la superficie del Golfo del Messico svela una storia di sopravvivenza per i coralli, ancora alle prese con i danni inflitti dall'incidente della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon. La tragedia della fuoriuscita di petrolio nel 2010 continua a tormentare i coralli profondi nel Golfo del Messico, secondo uno studio recentemente pubblicato dall'American Geophysical Union. Questo disastro ha coperto centinaia di miglia di costa con petrolio, formando una chiazza oceanica che ha avuto impatti senza precedenti sugli ecosistemi marini, fino a profondità superiori a 2000 metri. Dopo la chiusura del pozzo della Deepwater Horizon, un team di ricercatori si è avventurato sul fondale marino, a distanze variabili tra i 6 e i 22 km dal sito, per esaminare gli effetti devastanti. Ad una profondità di 1370 metri e a circa 7 miglia di distanza, hanno scoperto una densa foresta di coralli paramuricea a forma di albero, gravemente compromessa. Questi coralli erano avvolti in un materiale marrone contenente tracce di petrolio e dispersanti chimici. 11 mesi più tardi, altri due siti corallini hanno mostrato danni simili. Si ritiene che i coralli delle profondità marine, essendo alimentatori di sospensione, abbiano potuto ingerire particelle contaminanti, subendo così gravi conseguenze sulla loro salute. Tuttavia, la reazione esatta dei coralli all'esposizione diretta a sostanze chimiche tossiche rimane ancora in gran parte sconosciuta. Per oltre 13 anni dall'incidente, i ricercatori hanno continuato a monitorare i danni, misurare i tassi di crescita e registrare qualsiasi segno di recupero.
hanno visitato regolarmente sia i siti colpiti che quelli di riferimento, raccogliendo dati preziosi. Le immagini raccolte durante questo lungo periodo hanno permesso di valutare l'evoluzione della salute dei coralli nel tempo, inclusi i danni alle loro delicate ramificazioni causati dall'inquinamento da petrolio. I risultati della ricerca mostrano che nel 2022 i coralli interessati continuavano a manifestare segni di stress e danni persistenti dovuti alla fuoriuscita di petrolio. Alcuni coralli non solo non si stavano riprendendo, ma sembrava che la loro condizione stesse addirittura peggiorando. Questi dati evidenziano l'urgente necessità di adottare misure di protezione più efficaci per evitare danni futuri e di sviluppare strategie di ripristino per preservare gli ecosistemi corallini profondi. Il lavoro di monitoraggio proseguirà negli anni a venire, per valutare se i coralli saranno in grado di recuperare nel tempo o se la loro situazione continuerà a peggiorare, mantenendo viva la speranza di un futuro più promettente per questi preziosi ecosistemi marini. Dal mondo acquatico giungono nuovi interrogativi sull'adattamento dei pesci al riscaldamento globale. Una ricerca rivoluzionaria mette in dubbio le nostre concezioni sull'evoluzione delle dimensioni corporee. Il riscaldamento climatico di origine antropica ha prodotto un impatto significativo sulle dimensioni corporee dei pesci e di altri ectotermi acquatici, con conseguenze rilevanti per i futuri rendimenti della pesca, la valutazione degli stock e la stabilità degli ecosistemi acquatici. Una teoria ampiamente accettata per spiegare questa diminuzione delle dimensioni è la cosiddetta ipotesi della limitazione dell'ossigeno nelle branchie. Secondo essa, con l'aumento della temperatura dell'acqua, i pesci richiedono più ossigeno, ma le loro branchie non possono fornirne abbastanza a causa della loro superficie limitata. Tuttavia, uno studio condotto dal dottor Lenter dell'Università del Massachusetts Amherst ha messo in discussione questa teoria. Utilizzando la trota di fiume Salvelinus fontinalis come specie di studio, i ricercatori hanno esaminato l'ipotesi in un esperimento a lungo termine. Durante lo studio hanno osservato che le trote di fiume nelle vasche più calde erano effettivamente più piccole come previsto dalla regola delle dimensioni della temperatura. Tuttavia, la superficie delle branchie si è rivelata più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dei pesci, contraddicendo le previsioni della limitazione dell'ossigeno nelle branchie. Inoltre, è stato osservato che mentre il tasso metabolico dei pesci in acqua calda aumentava dopo 3 mesi, dopo 6 mesi il loro tasso di ossigeno tornava alla normalità, suggerendo che i pesci potevano adattare la loro fisiologia nel tempo per tenere conto dell'aumento della temperatura dell'acqua. Sebbene l'aumento delle temperature porti a una significativa riduzione delle dimensioni corporee, la superficie delle branchie non sembra spiegare completamente il fenomeno. Questo studio mette in evidenza la complessità delle relazioni temperatura-dimensione corporea negli animali acquatici ectotermi e solleva dubbi sull'universalità dell'ipotesi della limitazione dell'ossigeno nelle branchie. Gli scienziati suggeriscono che futuri studi si concentrino su meccanismi alternativi che potrebbero governare tali relazioni e che le proiezioni sugli impatti dei cambiamenti climatici sulla pesca basate su queste ipotesi siano interpretate con cautela. Voliamo ora tra le foreste pluviali parlando di Amazzonia, dove una tempesta perfetta di minacce mette a rischio la stabilità di uno degli ecosistemi più preziosi del pianeta. Durante oltre 65 milioni di anni, le foreste amazzoniche hanno dimostrato una notevole resilienza alla variabilità climatica, ma ora si trovano ad affrontare una sfida senza precedenti. L'aumento delle temperature, la siccità estrema, la deforestazione e gli incendi, che si manifestano persino nelle zone centrali e remote, minacciano la salute e la resilienza di quest'intera regione. Un recente studio condotto da 25 ricercatori ha evidenziato che fino al 47% della foresta amazzonica potrebbe raggiungere un punto critico di instabilità se non adeguatamente protetta. Tra i principali fattori di stress idrico identificati nel bacino amazzonico vi sono il cambiamento climatico, le precipitazioni annuali e la deforestazione. La combinazione di tali fattori potrebbe innescare una transizione critica nell'ecosistema, con conseguenze disastrose sulla sua stabilità. Il riscaldamento globale, unitamente alla deforestazione e alle variazioni dei modelli di precipitazione, mette a dura prova la resilienza di questa preziosa risorsa naturale. Si prevede che il cambiamento climatico altererà i modelli di precipitazione in Amazzonia, aumentando il rischio di siccità eccezionalmente calde e riducendo le precipitazioni annuali.
La deforestazione rappresenta un ulteriore fattore critico che minaccia la stabilità dell'ecosistema amazzonico. Infatti, oltre il 20% di deforestazione accumulata, la foresta diventa instabile e suscettibile ad accelerazione della mortalità e forti riduzioni delle precipitazioni regionali. La foresta amazzonica è un tesoro per la terra, con una biodiversità che supera il 10% del totale terrestre e la capacità di immagazzinare carbonio equivalente a 15-20 anni di emissioni globali di CO2. Tuttavia, la perdita delle foreste potrebbe comportare un rapido aumento del cambiamento climatico attraverso le emissioni di carbonio e feedback con il sistema climatico. Preservare la resilienza della foresta amazzonica nell'antropocene richiede un impegno congiunto a livello locale e globale. È essenziale porre fine alla deforestazione e al degrado forestale, oltre ad impegnarsi nel ripristino delle aree danneggiate. A livello globale, è cruciale agire per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Solo attraverso un impegno comune sarà possibile proteggere questa preziosa risorsa naturale per il bene del pianeta e delle generazioni future. Immergiamoci ora nella storia evolutiva dei serpenti grazie ad un'indagine scientifica che ha svelato il loro straordinario successo di adattamento. Il dottor Title e collaboratori hanno condotto uno studio approfondito sull'evoluzione dei serpenti e delle lucertole. Utilizzando un vasto campione di quasi 1000 specie, il team ha tracciato l'albero evolutivo più completo di questi rettili, sequenziando genomi parziali e analizzando dettagliatamente i dati sulle loro diete, inclusi i registri dei contenuti stomacali di migliaia di esemplari conservati nei musei. I risultati di questa ricerca hanno rivelato un tasso di evoluzione straordinariamente elevato nei serpenti, fino a 3 volte più veloce rispetto alle lucertole. Questo processo evolutivo ha portato a cambiamenti significativi nei tratti associati all'alimentazione, locomozione e alla percezione sensoriale, permettendo ai serpenti di adattarsi rapidamente ad una vasta gamma di ambienti e risorse alimentari. Grazie a questa rapida evoluzione, i serpenti hanno potuto sfruttare nuove opportunità ecologiche, diventando estremamente versatili e flessibili nel loro comportamento alimentare e nelle strategie di caccia. Tratti distintivi come corpi allungati senza zampe, sistemi avanzati di rilevamento chimico e crani flessibili hanno permesso ai serpenti di specializzarsi su una vasta gamma di prede e di colonizzare una varietà di habitat. Questo successo evolutivo è stato attribuito ad una singolarità macroevolutiva, un evento unico nella storia evolutiva dei serpenti che ha comportato un improvviso ed imprevedibile spostamento nel tasso di evoluzione, scatenato da una complessa combinazione di fattori. Questo evento ha consentito ai serpenti di adattarsi rapidamente a nuove opportunità ecologiche, diventando uno dei gruppi più diversificati e adattabili di vertebrati terrestri. Lo studio ha messo in evidenza l'importanza di integrare dati genetici con informazioni comportamentali ed ecologiche per una comprensione completa di processi evolutivi. Chiudiamo il podcast di oggi parlando di scherzi. Un nuovo studio condotto da un team internazionale di scienziati ha gettato luce sul fenomeno dello scherzo giocoso nelle grandi scimmie, rivelando affascinanti paralleli con il comportamento umano. Il lavoro di ricerca, condotto da biologi cognitivi e primatologi di rinomate istituzioni accademiche come l'Università della California a Los Angeles, l'Istituto Max Planck per il comportamento animale in Germania, l'Università dell'Indiana e l'Università della California a San Diego, ha scrutato da vicino 4 specie di grandi scimmie: oranghi, scimpanzé, bonobo e gorilla. Utilizzando sofisticati sistemi di analisi, i ricercatori hanno esaminato video di interazioni sociali spontanee ed i risultati hanno rivelato che tutte e 4 le specie di grandi scimmie si impegnano in comportamenti scherzosi intenzionali, caratterizzati da elementi lucidi e provocatori. Il risultato dello studio ha evidenziato che lo scherzo nelle grandi scimmie presenta caratteristiche simili a quello umano, manifestandosi attraverso comportamenti provocatori, persistenti e con elementi di sorpresa e gioco. Questa scoperta suggerisce che i requisiti cognitivi necessari per lo sviluppo dell'umorismo potrebbero essersi evoluti nella linea umana almeno 13 milioni di anni fa. Ciò che rende particolarmente interessante questo studio è la scoperta che il comportamento dello scherzo nelle grandi scimmie presenta similitudini sorprendenti con quello umano.
Come evidenziato dalle osservazioni dei ricercatori, già a 8 mesi di età i bambini umani iniziano a prendere in giro gli altri attraverso provocazioni ripetitive e sorprendenti, un comportamento riscontrato anche nelle grandi scimmie oggetti dello studio. Lo scherzo giocoso delle scimmie, simile a quello umano, coinvolge un comportamento provocatorio unilaterale, con lo scherzatore che attende una risposta dall'altro individuo dopo ogni azione scherzosa. Questo tipo di interazione si verifica principalmente in contesti rilassati e presenta una varietà di forme, caratterizzate dall'attirare l'attenzione, dall'unilateralità e dalla ripetizione. Gli autori differenziano anche lo scherzo giocoso, che è unilaterale, dal gioco, dove entrambe le scimmie si ricambiano. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che molti comportamenti di scherzo osservati includono agitare o oscillare parte del corpo o oggetti di fronte all'obiettivo, colpire o pizzicare, fissare da vicino il volto dell'obiettivo ed interrompere i loro movimenti. In conclusione, questo studio pionieristico evidenzia le somiglianze nel comportamento scherzoso tra le grandi scimmie e gli esseri umani, sottolineando l'importanza di comprendere l'evoluzione di tali comportamenti sociali complessi nelle specie non umane e la loro correlazione con le abilità cognitive. Chiudiamo così la puntata di oggi di Drops of Science. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona scienza!